Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie, conoscere il passato per vivere al meglio il presente e costruire un futuro senza errori, violenze e massacri. Il 27 gennaio si è celebrata la cosiddetta giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005, durante la 42esima riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio del 2005, durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. In tutta Italia sono state numerose le manifestazioni, così come a Napoli, con la presenza dell'assessore Alessandra Clemente. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. La giornata della memoria è per la città di Napoli un impegno oggi per il nostro progetto di presente. Memoria infatti delle grandi ingiustizie del passato vuol dire impegnarci oggi affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto alla comunità ebraica. Oggi questo impegno di memoria passa attraverso le mura, i luoghi, le piazze, gli slarghi, i nomi della città di Napoli. Dare un nome alle cose è importante. Infatti pensiamoci cosa fu fatto quando venivano deportati gli ebrei nei campi di concentramento. Gli veniva tolto il nome e quel nome diventava un numero sul loro braccio. Ecco, i nomi sono la nostra storia e la nostra identità, ed è dal Borgo Refici per Luciana Pacifici che inizia la nostra giornata, una giornata che la città di Napoli e tutte le istituzioni hanno dedicato a questo segno così vivo della memoria. Poco più di un anno fa abbiamo voluto che anche la città di Napoli avesse le proprie pietre d'inciampo che ricordano nomi e cognomi, biografie di 9 persone, donne, uomini e bambini che da questo portone, quello che è alle mie spalle, hanno iniziato il proprio calvario, la propria fuga da Napoli, dalla nostra città, che poi li ha portati a morire in un campo di sterminio. Il 27 gennaio è un giorno necessario per il nostro essere cittadini di un paese libero e democratico, ma soprattutto di un'Europa libera e democratica. Oggi noi non dobbiamo immaginare che sia una giornata di celebrazioni formali, ma una giornata di esercizio vero, di memoria storica e collettiva. Se noi non siamo e non ci sentiamo, ognuno di noi, ambasciatori di questa memoria, che significa andare nei luoghi della formazione, le scuole adesso sono in parte chiuse e quindi è ancora più importante farlo con le giovani generazioni, nei luoghi della formazione, della cultura, raccontare quello che è successo, la più grande sospensione di diritti umani della storia dell'umanità, la più grande tragedia dell'umanità, nei campi di sterminio l'umanità è morta. Allora, questo esercizio ci serve a sapere come si fa a non far accadere mai più episodi drammatici come quello che oggi ricordiamo, come la Shoah, e soprattutto a ad assumere noi stessi come collettività, come comunità, gli anticorpi necessari anche a respingere dei venti nefasti che in questo momento soffiano in Europa e nel mondo e contro cui dobbiamo assolutamente combattere. Quest'anno è l'anno in cui una nuova pietra d'inciampo nasce nella città di Napoli, nel quartiere Vomero, dedicata ad una vittima dell'Olocausto di quel quartiere, De Simone. E quest'anno è anche l'anno in cui, con Sua Eccellenza il Prefetto, diamo dei riconoscimenti a quelli che sono i sopravvissuti del nostro territorio dell'Olocausto, degli eredi importanti e speciali al quale deve andare in modo simbolico il forte abbraccio di tutta la comunità e soprattutto quel senso non di solitudine, ma di profondo riconoscimento per una testimonianza molto dolorosa ma vitale per il nostro presente. Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile Nazionale in Italia, si registrano 15.204 nuovi casi di Covid-19 e 467 vittime. Martedì i nuovi casi erano stati invece 10.593, 541 le vittime, sono invece 293.770 i test processati per il Covid-19 molecolari antigenici effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Martedì erano stati 257.000, il tasso di positività è del 5,17%, l'1% in più rispetto alla giornata precedente. È arrivato anche il bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile regionale Campana. I positivi sono stati 1.178, di cui 84 casi identificati a test antigenici rapidi, di cui sintomatici 57 e 1.037 gli asintomatici. I tamponi effettuati sono stati 15.933, di cui 1.656 antigenici, per un totale positivi di 216.930, di cui 939 attualmente antigenici, ed un totale tamponi pari a oltre 2.300.000.
3.000 unità. I deceduti sono stati 26, di cui 9 nelle ultime 72 ore e 17 in precedenza, ma registrati solamente nella giornata di ieri. I guariti sono 1.390, per un totale da inizio pandemia di oltre 150.000. Il report posti letto su base regionale indica i posti di terapia intensiva occupati 107 su 656 disponibili. Kercola, amministratore delegato di Pfizer in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi della Repubblica. L'aumento della produzione di vaccini, che incrementerà nelle prossime settimane, ci consentirà di soddisfare quella che è la richiesta di dosi in ambito globale. Per quel che riguarda l'Italia c'è stata una leggera riduzione di dosi, ma già in settimana torneremo ad una fornitura regolare. L'azienda fornirà il vaccino anche nelle ipotesi di una causa civile o penale, come prevista dagli accordi con l'Unione Europea. Caos invece ieri a Napoli presso il liceo Giambattista Vico. L'occupazione arriva a pochi giorni dal rientro in aula per le scuole superiori fissato per il 1° febbraio a seguito di una pronuncia del TAR della regione Campania. Come scrive l'ANSA, gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti-Covid-19. Durante questa occupazione chi vorrà potrà continuare a seguire le lezioni in DAD, mentre nel pomeriggio di ieri si sono tenuti dei dibattiti e delle assemblee. Per un rientro in sicurezza gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e di ricevere tamponi nasofaringei regolarmente per monitorare l'andamento dei contagi all'interno dell'istituto. I ragazzi sottolineano che stanno occupando un istituto vuoto, poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse, e denunciano che il rientro in classe, così come proposto, non garantisce un'effettiva sicurezza, ma al contrario non fa altro che mancare di rispetto alla comunità scolastica e delega alle singole amministrazioni scolastiche responsabilità che sarebbero dovute essere statali. C'è grande mistero attorno al futuro e alla creazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona, che dovrebbe essere installata a Fuorigrotta davanti allo stadio a lui intitolato. Sarebbe infatti inesistente la bozza del progetto, con la procura che ha aperto un fascicolo senza indagati per fare luce sulla commissione istituita dal Comune di Napoli per raccogliere manifestazioni di interesse e valutare il progetto più idoneo. Come scrive l'ANSA, il pool che indaga è lo stesso che si occupa degli scontri che ci furono a Napoli lo scorso 22 ottobre, quando il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, preannunciò l'ipotesi di una zona rossa per blindare la regione dal Covid. Nelle ultime ore gli uomini della Digos hanno acquisito in comune documenti relativi alla istituzione della commissione. L'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio locale. Nell'ultima pubblicazione, nuova risalita dei contagi, che arrivano a 150 persone positive al tampone, a cui si aggiungono 83 persone guarite e 9 deceduti. I test processati sono stati 2.245, per un tasso di incidenza del 6,6%, in aumento rispetto alle 24 ore precedenti. In cima per il numero di contagi resta Maddaloni con 267 unità, seguita da Caserta con 154 e Mondragone con 152. È la dottoressa Rosalia Santoro, il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Campano di Capua, manager, giornalista, storica e archeologa specialista nel settore della gestione dei siti archeologici e dei beni culturali. Ad affiancarla, quali componenti del Consiglio d'Amministrazione, l'imprenditrice Carmela del Basso e la dottoressa Floriana Iannone. Ecco le prime dichiarazioni del nuovo presidente Santoro, che dopo la ricezione del decreto di nomina ha dichiarato: sono felice ed onorata dell'incarico che mi è stato affidato di guidare il Museo Campano di Capua, vanto ed orgoglio di terra di lavoro nel mondo. Ringrazio il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, per la fiducia riposta nella mia persona e nella mia professionalità, affidandomi questo incarico non facile di presiedere, ma soprattutto di rilanciare e valorizzare il Museo Campano. Nei prossimi giorni incontrerò gli altri membri del Consiglio e insieme tracceremo la linea da seguire affinché il museo possa acquisire nuovi orizzonti e prestigio in un progetto ambizioso che non riguarderà meramente le attività ordinarie di routine, ma che vuole invece essere di largo respiro e tenterà di coinvolgere l'intera provincia e tutti i territori di terra di lavoro. Il progetto che ho in mente sul Museo Campano mira al rilancio e all'internazionalizzazione di un gioiello che per troppo tempo è rimasto in ombra nel contesto più ampio di coinvolgimento dei tesori culturali dell'intera area del territorio della provincia. Il mio progetto di rilancio mira al coinvolgimento a 360 gradi dell'intera provincia e lo spiegherò ed illustrerò in dettaglio in una conferenza stampa dedicata. Le sfide da affrontare sono tante, ma
Le opportunità da cogliere per il Museo Campano dovranno essere di più e le svilupperemo in seno a strategie di pianificazione e condivisione che mireranno a coinvolgere i siti e i beni culturali dell'intera provincia di Caserta e che imporrà una capacità strategica di altro profilo e una condivisione ampia con tutto il territorio, gli enti locali e il mondo associativo. La nostra terra di lavoro è ricchissima di siti monumentali e archeologici di primo livello, ricca di tradizioni e di eccellenze, e dobbiamo fare in modo che i turisti siano incentivati a visitare i nostri bellissimi siti culturali, i nostri territori, e questo lo potremo fare solo agendo sull'intero territorio, coinvolgendo tutti gli interessati in sinergia e in cooperazione. Credo che potremo avere la possibilità di realizzare questo progetto, certamente molto ambizioso ma doveroso per una crescita culturale e turistica del nostro territorio. Se useremo tutta questa passione e competenza, per quanto mi riguarda, che mi accompagnano da sempre nelle mie esperienze personali, oltre che in quelle legate alla gestione d'impresa e al management, lavoro che svolgo da ormai da più di 20 anni, sicuramente saranno di supporto il presidente Maiocca, l'ente provincia, gli enti locali e soprattutto le colleghe di questo consiglio d'amministrazione. Sono quindi molto felice di poter mettere a disposizione la mia professionalità per il rilancio e lo sviluppo del Museo Campano, sito culturale di interesse internazionale, l'ambito più vasto di rilancio delle risorse archeologiche, storiche e culturali di valore assoluto all'interno del territorio di terra di lavoro e dell'intera provincia di Caserta. Concludo con un grazie. Grazie a tutti, ma proprio a tutti coloro che con un messaggio, un pensiero, una parola in questi 2 giorni, dalla notizia, dalla mia nomina, mi hanno dimostrato la loro stima e il loro affetto. Siete stati davvero tantissimi e mi avete commosso. Grazie e vi aspetto tutti al Museo Campano. Una grande notizia per i nostri telespettatori, perché Notix compie quest'oggi 10 anni, il quotidiano legato al gruppo turco, a Teleprima, a Caserta Prima Pagina e Sport 91, che sono gli altri 2 quotidiani del nostro gruppo, sono un punto di riferimento a livello territoriale e campano. Un grosso in bocca al lupo a Notix e un grande augurio per un futuro roseo. Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato alla stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli. Essere approdati ai quarti di finale è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Affronteremo una squadra fortissima che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere. I partenopei sono una delle formazioni più forti d'Italia. Noi vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio e le nostre idee. Domenica ci attende una gara importante contro l'Udinese, quindi faremo delle scelte per poter schierare in entrambe le partite delle formazioni competitive. Abbiamo qualche infortunio come quello di Nzola, ma ho fiducia nei ragazzi a disposizione. Gli uomini di Mister Gattuso vorranno riscattarsi in campionato dopo il KO, pertanto sono sicuro che li troveremo più agguerriti del solito e noi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto. Intanto Gennaro Gattuso potrebbe tornare al 4-3 questa sera contro lo Spezia nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico ex Milan infatti rischia la panchina e potrebbe tentare la carta del passato con un modulo che gli azzurri conoscono molto bene. Questa sera alle ore 21 arriva lo Spezia d'Italiano, come abbiamo detto precedentemente, è allo stadio Diego Armando Maradona. I Liguri, che hanno già battuto il Napoli, sono un brutto avversario, un brutto scoglio. Gattuso dovrebbe mandare in campo un attacco leggero con Politano, Lozano e Insigne, quindi Lozano falso 9, perché Petagna, Osimhen e Mertens partiranno dalla panchina. Possibile chance a centrocampo per Elmas, mentre negli Aquilotti ci sarà un po' di turnover con Verde e Galabino davanti. Chiudiamo sempre con il calcio, adesso però parliamo di Casertana, che non si ferma più e vince anche al Menti 2-0 nel derby con la Juve Stabia, recupero della 17ª giornata di Lega Pro, girone C. A decidere il match le reti di Turchetta e Castaldo dopo un primo tempo combattuto e giocato a ritmi alti con 2 parate provvidenziali del solito Avella. I falchetti trovano la rete del vantaggio allo scadere grazie a Turchetta con un bel destro che supera Tomei. Nella ripresa le Vespe tentano la reazione, ma la Casertana resiste e chiude il match nel primo di recupero con il solito Castaldo. Successo vitale per i ragazzi di Guida, quarto di fila, i falchetti salgono a 24 in classifica in zona playoff e scavalcano proprio la Juve Stabia. Al termine dell'incontro c'è stata grande soddisfazione per la Casertana. Andiamo ad ascoltare le parole di Federico Guidi e di Castaldo. Sì, e devo fare per l'ennesima volta i complimenti al gruppo, perché stanno andando oltre le difficoltà che abbiamo avuto, ma sapevamo che le ultime vicissitudini prima delle feste natalizie ci avevano rafforzato, cioè, ognuno di noi ci ha spinto a fare qualcosa in più e le prestazioni stanno continuando a venire con grande anima, con grande volontà e soprattutto con grande qualità. Quindi c'è grande soddisfazione
però i veri e unici protagonisti sono i calciatori, perché si stanno esaltando e chiaramente dopo questo tipo di prestazioni acquisiscono sempre più consapevolezza, autostima e soprattutto stanno cavalcando l'entusiasmo, che è l'unica cosa che gli sto chiedendo di fare. Sì, no, ma sapevamo che poteva uscire una partita del genere, perché la Juve Stabia è una squadra che ha all'interno della propria rosa giocatori estremamente importanti, giocatori esperti, a grande fisicità, e quindi potevamo andare in difficoltà sia negli uno contro uno, ma anche sulle palle inattive, sulle palle alte. E penso che il primo tempo sia stato interpretato molto bene, anche nella fase di costruzione del gioco, anche come fluidità di manovra, e avevamo creato 3-4 situazioni molto importanti per passare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un'altra interpretazione, ci siamo difesi molto più bassi, c'è stata la reazione di una squadra importante qual è la Juve Stabia, e devo dare atto che i ragazzi in questo momento stanno interpretando le situazioni in maniera molto, molto matura, consapevoli delle difficoltà che ci potevano essere, e sono sempre stati molto attenti, concentrati, rischiando poco. Sì, un successo importante, forse anche inaspettato, perché affrontavamo una squadra forte e noi siamo partiti per venire qui per far risultato, quello è sicuro. Sapevamo che giocavamo contro una squadra forte e organizzata, però volevamo far risultato, e credo che alla fine l'abbiamo meritato. Ci sono state due o tre ripartenze dove dovevamo sfruttarle meglio, e un minuto prima del gol gli ho detto di alzare magari lo sguardo, perché io di solito riesco sempre a staccarmi. È stato bravo a ricepire il messaggio e è fortunato e bravo io a far gol. Ma è cambiato che ci sono più giocatori a disposizione, perché quella è stata la difficoltà più grande che ha avuto il mister insieme allo staff, quindi anche oggi mancava qualche giocatore, ma però poi una volta recuperati tutti mentalmente e fisicamente si sapeva che questa squadra non poteva avere quella classifica. Abbiamo fatto 4 vittorie, di cui 3 trasferte. Per adesso viene il bello, perché non abbiamo fatto niente e dobbiamo sicuramente continuare su questa strada, perché ci possiamo divertire. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.